Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e rari amici, e benvenuti a questa nuova puntata di In Segrezzo numero 54. Quasi perfetto. Stavo dicendo 53. La parola di oggi è una parola sgradita che è... È un personaggio storico controverso. Sì, che è pelato. Sì, che per sì, non sono io. Lui non è storico. Non ancora. 30 anni sarò storico, oltre che morto. Probabilmente. E quindi... No, per 30 anni no, però magari. Vabbè. È una persona molto cattiva, se vogliamo. Ma insomma, è discutibile. È un po' discutibile. Su alcune cose forse era meglio quando c'era lui. Su altre no. Poi quell'alleanza con quell'altro sì, tizio comunque dai ragazzi, Benito la parola Mussolini. Benito Mussolini. Senza Benito però beccatevi i segreti su Mussolini. Mussolini, vediamo cosa leggiamo. Io non ho abbastanza cultura sul periodo per fare i nomi dell'epoca, quindi diciamo nomi a cazzo. Adolfo. Adolfo, di 17 anni, praticamente ci dice: un ragazzo che conosco, purtroppo fascista, non soltanto mi ha detto che Salvini in realtà è di sinistra, ma anche che Mussolini non ha ucciso nessuno. Queste cose mi fanno troppo arrabbiare. Sono morti milioni di persone per queste... Ma si sono suicidati, non sono stati uccisi. Sto scherzando. Anche gli ebrei si sono uccisi in massa, Infatti. E voi ci credete ancora? Non crediate che i comunisti abbiano fatto di meglio? Anche loro hanno deportato milioni di persone. Mi astengo politicamente. Cioè, fa tutto questo discorso, poi dice... leggi i commenti, perché... Ce n'è uno soltanto, dice: ogni forma di estremismo porta inevitabilmente morte. A ogni modo, se Salvini è di sinistra e Mussolini non ha ancora fatto quel che ha fatto, io sono la Madonna Vergine scesa in terra. C'è uno che è felicissimo... Ragazzi, qui commentare questi commenti si entrerebbe troppo in politica, quindi... Ecco, facciamo un disclaimer. Tutto quello che diciamo in questa puntata e anche in quelle dopo, che ci sono anche... Noi non sosteniamo. C'è anche il versante tedesco poi di questa puntata. Nazista, fascista. Sì, è tutto... è comicità. Cioè, stiamo recitando, è solo una cosa fatta per divertirvi. Questo è sempre in segrezzo, cioè non siamo politici, non vogliamo fare commenti politici. Anche perché non ce ne intendiamo. Sì, non ce ne intendiamo e ce ne frega un cazzo. Cioè, insomma, detto effettivamente, effettivamente. Quindi, ecco, ragazzi, studiate la storia, ecco, che uno mi venga a dire che Mussolini non ha ucciso nessuno, anche no. Però, vabbè, ripeto, poi si dovrebbe entrare in un meccanismo di tribuna politica che non è il caso, quindi andiamo oltre. È giusto qua, un uomo di 21 anni che chiameremo ovviamente Benito. Benito. Benito dice: il mio segreto è che quando faccio spazzo con la mia ragazza, per non raggiungere subito l'orgasmo, penso a Vittorio Sgarbi che dà della capra a Mussolini. Capra. Aspetta che me lo trovo nel frattempo che finisci di ridere. Bellissimo. È stupendo. Geniale. Ma dimmi che c'è il video di sta cosa. Penso che ci sia. Capra. Bellissimo. Cioè, perché? Ma per quale cazzo di motivo questo deve pensare? Ma perché io sono sempre... Per quale cazzo di motivo questo deve pensare a Sgarbi che dà... Allora tutte di
Però non dice capra. Buono fatto. Tremila persone vanno a prendere sgarbi che lo vogliono allontanare. Grazie, non sto credendo quello che sto guardando. Mi sa, ma perché sto dando mazzo da quello? Non toccarmi, cretino. Rispetto per le donne, pure. Sgarbi, va via, meglio. Ma non ha detto capra. Ma sembra casino fatto, vabbè. Ma Sgarbi è il suo personaggio, quindi... Qua vedi che ci sarebbe la lite, però dura 7 minuti il video. Vabbè, dai, non possiamo. Comunque c'è un commento a questa persona. Scusate, mi ha fatto vedere il video di Sgarbi con la Mussolini, vabbè. No, perché volevamo verificare effettivamente se era... Cioè, se avevamo fatto veramente lite. Cioè, non... Il commento è spettacolare, perché già... Leggi solo il nome di quello che ha commentato, che è meraviglioso. In segreto, sei fake, come quello che dice che è la stessa cosa con Enrico Papi. Ok. Comunque, vabbè, ragazzi, andiamo avanti. Donna di 16 anni, chiamiamo Eva. Eva, così tanto bella. È una trotana, quindi. Vabbè, sì, Eva. Frequento una scuola in cui la a 16 anni comunque. Frequento una scuola in cui la maggior parte dei ragazzi è fascista. Bene. Quando sento i miei compagni lodare Mussolini, insultare la gente, non avete idea del crimine che mi sale. Li prenderei tutti a legnate, punto esclamativo. Questi bambocci non hanno nemmeno idea di che cosa hanno fatto, che cosa ha fatto il fascismo. Sono tutti degli emeriti infelciti. No, è vero, purtroppo molta di questa gente che inneggia il fascismo non sa cosa ha combinato il fascismo. Poi qua, vabbè, i commenti dicono il comunismo non ha fatto di meglio, non ho proprio parole per queste persone, davvero. Sì, sì, ma è chiaro, ragazzi, cioè, qui ci si può ovviamente fare una mega tribuna politica su queste cose, però... Io penso una cosa, io non sono né di destra né di sinistra, a me basta... Io farei vincere questo. Leggi. Ok, adesso... Uomo di 17 anni che chiameremo, pensavo uno di quel periodo lì, fammi pensare... Matteotti, proprio per dire uno che non è stato ucciso dai fascisti, no? Quindi, Matteotti, che si chiamava Matteo Matteotti, perché non mi ricordo come si chiamava di nome Matteotti... No, neanche io. Cioè, Genzio Matteotti. Ma non lo so, devo andare a vedere, non mi ricordo. Carmelo Matteotti. Ah, boh, non lo so. Ma basta che scrivi il delitto Matteotti e ti viene fuori. Eccolo qua. Carmelo Matteotti. Se non Cirillo. No, Giacomo. Giacomo Matteotti. Comunque, Giacomo ci racconta questo. In sogno. Però c'è il figlio che si chiama Matteo Matteotti. No. Sì. Ma vedi, sei un figlio di troia, cioè, no, non puoi chiamare tuo figlio Matteo, ma sei stronzo, cioè... Cioè, vabbè. Come chiamare Mauro Mauri? Sì, uno. Vabbè. Vabbè, dicevi? Uomo di... Vabbè, comunque, 17 anni. Giacomo dice, in sogno, Zeb89, che è uno youtuber, mi ha detto che se Hitler non fosse mai esistito, Mussolini sarebbe stato un uomo diverso. Inoltre, nel referendum del 46, come se il 46 fosse al 46esimo minuto, doveva fare il contrario, avrebbe vinto la monarchia e ora saremmo il paese più bello al mondo, ancora con il re, ma saremmo felici. Beh, poi vedi anche questo te lo spiego adesso perché. Perché senza il Führer in Italia ci sarebbero meno comunisti, cioè merda. Questa affermazione, tralasciando il commento sui comunisti, non sono sicuro che sia vera. Comunque va bene.
dato che la gente è così stupida da pensare che Stalin, Tito, eccetera, fossero buoni perché comunisti come i partigiani. Comunque, vedi qua, ho trovato tutti i nomi di quelli della Seconda Guerra Mondiale, se possiamo Ah, chiamarli. ok, giusto, perfetto. Allora, Giacomo, questo commento è talmente pieno di vuoto e di libri non studiati che cosa vuoi commentare? Infatti, Sei ma infatti. un povero idiota, sei, che cazzo vuoi commentare? Cioè, Cioè, allora andiamo avanti perché è no, meglio. guarda, siamo a 10 minuti, io sai chi farei vincere? Cioè, ma, guarda, ce ne stanno tipo tre o quattro lo stesso, in Comunque, sogno. no, sai chi farei vincere io? Quello che si eccita con sgarbi, capra. Non Sì. mi ricordo come l'avevano chiamato. Gabriele, forse. No, non mi ricordo neanche più. No, Vabbè. Adolfo, mi sa. Adolfo. Ah, farei vincere Adolfo che si Ah, eccita io vorrei leggere pensando. questo giusto per Vabbè, facciamo il bonus, bonus, dai. perché questo fa ridere un po'. Lo chiamiamo. Aspetta un attimo, che qua c'ho i nomi, no? Aspetta, sta caricando. Ci sarebbe, vedi? Francisco Franco. Francisco Franco, dai. Francisco. Francisco. 14 anni, Francischino perché è piccolino. Io quando arrivo in piazza esco sul balcone di casa mia e recito tutti i discorsi di Mussolini ad alta voce. All'inizio pensavo che mi avrebbero denunciato, invece molta gente mi ascolta e applaude alla fine dei miei discorsi. Questo paese è fantastico. Sì, fai sempre che non ti trovi un poliziotto perché questa si chiama apologia del fascismo. Cioè, Ed è un reato penale, vai in galera. in realtà anche se fai il Sì, saluto ma è un a reato quello penale. Se ti bambino. becca qualcuno, vai in galera. C'è poco da fare. Cioè, se uno ti riprende e lo manda alla polizia postale, vengono a casa tua, ti arrestano, figlio mio. Cioè, cazzi tuoi comunque, continua, continua. Complimenti, appoggiamo qua. Comunque vince Adolfo che tra tutti Adolfo. questi commenti cretini. Oddio! No, ho già trovato. No, questo è per dopo. Ah, ok. Tra tutti questi commenti l'unico che ci ha fatto un po' ridere è stato Adolfo che per non venire subito pensa a A Sgarbi Sgarbi. che dice capra, capra, Ok, capra, questo è capra. geniale, quindi vince lui e viene Carlo a casa tua e mentre tu ti impegni a non venire. Lui fa tutto con la Fa tua tutto, Carlo ragazza Mussolini senza però. neanche staccarti da lei, Carlo perché Mussolini. tu sì, perché tu sei sopra la tua ragazza che ha gambe aperte, quindi sei lì che te la Però si veste fai. da fascista, E cioè da invece fascista Carlo, russo. senza disturbare te, va dietro e si fa l'altro lato, Ah, beh, diciamo, il sì. lato B, quindi vi fate la tua ragazza in due con Carlo che Esatto. viene, ti dà una mano e ti dice bravo, dai, continua, dai, vieni, che c'è. Siamo pronti Pronti a a credere credere in in voi. voi.